Rosa bianca, ali d'amore, numero 13. Silvia. I primi giorni di dicembre del 1996, una signora di Roma, conosciuta ad un convegno, telefonò per farmi gli auguri di Natale. Durante la conversazione, spontaneamente ebbi un contatto con la figlia Silvia, trapassata nell'aprile di quello stesso anno. Sentii la sua voce comunicarmi che lei, assieme alla sorella ed agli altri due fratelli, avrebbero donato alla madre per le festività natalizie una macchina elettrica per fare il caffè espresso in casa. Quando riportai le parole della giovane, la donna espresse la sua sorpresa per quel contatto inaspettato. Si meravigliò moltissimo nel venire a conoscenza che dall'aldilà la propria figliola voleva unirsi ai fratelli per farle un regalo. A fine mese la signora telefonò nuovamente per informarmi che aveva ricevuto proprio quel dono, che era stato anticipato da Silvia. È evidente che Silvia, in modo spirituale, aveva suggerito mentalmente ai fratelli che ancora vivono, sul piano umano, l'acquisto di questo oggetto. Anche in quel Natale la mamma aveva ricevuto un regalo da tutti i suoi quattro figli. Chiara Estelio Semeraro, email info@rosa-bianca.net.